Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere come rimuovere ed applicare lo shellac. Allora, innanzitutto i prodotti che servono. Allora, una lima per le unghie. Io ho già limato le mie unghie alla forma desiderata. Lo faccio prima della rimozione perché col colore messo, riesco a dare una forma più precisa. Poi ci serve del cotone. Io uso i dischetti struccanti, ne prendo tre. Uno lo taglio in due e lo uso per i pollici e gli altri due dischetti li taglio in quattro e lo uso per le altre dita. Poi ci servono delle striscette di alluminio, il remover o dell'acetone puro al 100%, questo è quello di Essence della Studio Nails. Poi, ovviamente, lo shellac, quindi la base. Il colore o i colori, nel caso volesse fare la French, e il top coat. Poi ci serve un solvente delicato senza acetone, delle veline, va bene anche della cellulosa pressata, l'importante è che non rilasci pelucchi. Infine, utilizzo questi due prodotti. Questo mi serve per spingere indietro le cuticole e lo utilizzo con questo. Io questo passaggio lo faccio il giorno prima, l'ho fatto ieri. E poi utilizzo questo bastoncino della Essence con la punta in silicone che, qualora dovessi sbavare, mi aiuta a rimuovere in questo modo la sbavatura di gel. Allora, innanzitutto, io ho già tolto le cuticole, lo faccio il giorno prima in modo da non avere residui grassi attorno al giro cuticole. Comunque, questo prodotto è della Lyle, si chiama Cuticle Remover ed è un liquido semitrasparente che voi andate ad applicare sul giro cuticole. Lasciate a riposo per un minutino massimo e poi con questo spingete delicatamente indietro le cuticole che si saranno ammorbidite. Quindi vi lavate bene bene le mani col sapone e l'acqua tiepida e il gioco è fatto. Quindi a questo punto, dopo aver limato, aver deciso la forma dell'unghia, vi faccio vedere come rimuoverlo. Dunque, prendete un pezzo di stagnola e lo tagliate. Io ho preso 5 striscette che vado a tagliare a metà o in tre quarti. In questo modo. Poi prendo un pezzettino di cotone, il solvente o acetone al 100%, lo metto un po' qui nel tappino. Fatto. Prendo il cotone e lo puccio dentro, lo bagno dentro, in questo modo. Non ne servono 6 kg. Dopodiché lo piazzo così in corrispondenza dell'unghia. Lo metto sulla nostra stagnola e ci giro tutto attorno. Lo chiudo. E questo è il nostro cartoccio. Ripeto questo per tutte le 5 dita e lascio 10 minuti in posa, quindi ci vediamo tra 10 minuti. Passati 10 minuti andiamo a togliere tutti i nostri cartocci. Allora facciamo così, schiacciamo in corrispondenza dell'unghia, ruotiamo leggermente e tiriamo via il cartoccio. Procediamo. Le unghie, vedete, va via quasi tutto. Allora, se restano residui, prendiamo il prodotto per spingere indietro le cuticole. Oddio, il prodotto, il bastoncino qui, sto ferretto, e spingiamo delicatamente, non c'è bisogno di premere né di mettere forza né di rigare l'unghia. Basta leggermente spingerlo così.
dovessi tirare via i residui di prodotto sciolto. Come vedete, l'unghia naturale non viene assolutamente limata, non viene rovinata per niente. Difatti, questo è lo shellac. Lo shellac ha come differenza dagli altri prodotti che non si lima assolutamente l'unghia naturale. Nel pollice resta sempre un po' di più prodotto, ma secondo me perché non aderisce bene il cotone all'unghia. Anche perché io non riesco a stare 10 minuti totalmente immobile. Ok, fatto questo, andiamo a prendere una velina e il solvente delicato. E la passiamo su tutte le unghie, così se c'è un po' di residuo andrà via e le unghie sono subito pronte per applicare il semipermanente. Qui abbiamo del colore sotto, perché quando ho sigillato sono andato un po' troppo sotto, ma non fa niente perché vado ad utilizzare sempre un fucsia. Allora, a questo punto passiamo allo shellac, quindi prendiamo la base. Ovviamente ci serve la lampada UV. Agitiamo benissimo la base e andiamo a passare sull'unghia come se fosse come un sottilissimo strato di smalto. Così ricordiamoci sempre di sigillare la punta. La mettiamo 10 secondi in lampada. Io faccio tutte e 10 le dita e torno da voi per la stesura del colore. Dopo aver fatto catalizzare la base in lampada, andiamo ad applicare il colore. Io ho scelto il colore Tropics. Mi raccomando, agitate bene 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 la boccetta. Andiamo a mettere uno strato sottilissimo, mi raccomando. Restate sottili, piuttosto andate a mettere tre strati se non diventa coprente al 100% con due strati, ma fate strati sottilissimi, non perché non si catalizzo o roba del genere, ma perché ho notato che se si fanno strati, non dico spessi, ma a smalto, quindi come se mettesse uno smalto, il colore tende a incresparsi quando si catalizza, quindi andiamo sottilissime così e mi raccomando, sigilliamo bene bene sempre la punta dell'unghia in questa maniera. Applico su tutte le dita e metto in lampada per 2 minuti. Fatto catalizzare il primo strato, non stato, passiamo ad una seconda applicazione, sempre sottilissima. E mi raccomando, ad ogni step non dimenticate di sigillare bene la punta in questo modo. Sigillando la punta, lo smalto eviterà di alzarsi appunto sulla punta. E quindi il semipermanente vi durerà molto molto di più. Questo è il secondo strato. Tropics con due sottilissimi strati diventa totalmente coperente sull'unghia, quindi applico al solito su tutte e 10 le dita, catalizzo 2 minuti in lampada e torno da voi. Eccoci qua. Allora, a questo punto il colore è perfettamente catalizzato. Andiamo ad applicare il top coat. Se volete potete anche realizzare una nail art. Io applicherò queste stelline, questi cerchietti, questi puntini
Questi mi sono stati inviati gratuitamente da Born Pretty Store, e metterò su un'unghia stelline fucsia e pallini arancioni, e sull'altra unghia stelline arancioni e pallini fucsia. Allora, sempre andiamo ad aprire il nostro Topcoat. Ne mettiamo uno strato sottilissimo, andiamo a coprire per bene tutto il colore, la punta. Il top coat è importantissimo. In questo modo lo passiamo su tutte le unghie, ovviamente, e aiutandomi con questo prendo le stelline e le applico. Così. Ora metto tutto attorno. Non è l'art semplicissima, ma secondo me è molto estiva, dati i colori. Adesso cerchiamo di rendere un po' simmetrica la cosa. Fatto, andiamo a mettere lampada per 2 minuti e il topcoat si sarà asciugato. Ok, il topcoat si è catalizzato, quindi è perfettamente asciutto. Prendiamo una velina, la pigliamo in quattro, la imbeviamo di solvente delicato, mi raccomando, e passiamo la velina su tutte le unghie. Questo perché il top coat ha dispersione, quindi una volta asciutto avrà uno strato appiccicoso. Andandovi quindi a passare un po' di solvente delicato, questo strato andrà via e le unghie resteranno lucidissime. Allora, questo è il lavoro finito. Per quanto riguarda la durata, io vi dirò che fino a 3 settimane piene ho tenuto sullo shellac e devo dire che, a parte una sbeccatura, ma colpa mia, era ancora perfetto. Io l'ho tolto semplicemente perché avevo una cosa come 4-5 mm di ricrescita e quindi ho preferito togliere tutto via e rimetterlo nuovo. Quindi davvero vale la pena, vale fino all'ultimo centesimo quel che costa, è semplicissimo, si può fare a casa con pochi strumenti, non si lima l'unghia, quindi una volta tolto l'unghia è perfettamente come l'avevate prima, anzi sarà più lunga perché cresce un po' protetta con sopra lo shellac. Non indurisce tantissimo le unghie, però devo dire che un po' sì, quindi se avete le unghie delicate ve lo consiglio perché ve le rende, mettendo appunto sopra questi strati, un po' più rigide, ma comunque restano elastiche, quindi sono meno soggette a rotture. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia soprattutto utile. Alla prossima, ciao ciao!